Buongiorno ragazzi, zoom zoom, o buonasera, benvenuti in questo nuovo vlog. Sono le 5 e un quarto di mattina, c'è anche la luna. Vedete che c'è già luce. Adesso piano piano le giornate si allungano anche, nel senso alla mattina farà luce sempre presto, prima, sempre presto, insomma. È lunedì, dicevo, sono le 5 e un quarto, sto andando a prendere l'autobus, oggi ho il turno di mattina. Questo in realtà è il vlog di viaggio, raga. È un vlog di viaggio che vedrete voi mercoledì sera, perché io domani andrò a fare un giretto. Non vi svelo ancora la meta, oddio, l'avete letto dal titolo ovviamente, quindi posso anche dirvelo. Vado a Würzburg, che praticamente è un'ora da Norimberga, quindi un'ora per andare a Norimberga e un'altra ora per andare a Würzburg, direzione, per farvi capire dov'è, direzione Francoforte, a metà strada tra Norimberga e Francoforte. Insomma, è una bella cittadina, ho visto qualche video, qualche foto ieri, mi sono informato. C'è freschino, raga, stamattina, 8 gradi, ma a quest'ora, vabbè, ci sta. Oggi ne mette 25. Sapete che lavoro fino alle 2. E poi incontrerò i miei amici. E staremo il pomeriggio a Regensburg. Spero che sia un bel pomeriggio, ma sicuramente. Sempre profumo di fiori qua. Quindi domani si va a vedere una città nuova. Allora, è grande più o meno come Norimberga. No, scusate, no, come Regensburg. Sono sempre alle 5 di mattina, raga. È grande più o meno come Regensburg. Quindi diciamo in una giornata, dai, fattibile visitarla. Ovviamente una città ci vogliono un paio di giorni, 2 o 3 giorni per vedere tante cose, ma farò una passeggiata con voi, insomma, tanto per vedere un posto nuovo. Ho visto che c'è un bel ponte, c'è un fiume che l'attraversa, che è praticamente il fiume di Francoforte, e il fiume Meno, per quello si chiama Francoforte sul Meno. E poi vedremo tante cosine, faremo una passeggiata, ho visto che ci sono dei giardini, e andremo insieme, raga, se vi fa piacere. Sono arrivato all'incrocio, quindi vuol dire che sono arrivato alla fermata del bus. Ci sentiamo stasera al mio ritorno da casa. Un bacione. Stasera, nel senso, perché devo uscire prima. Io esco alle 2, ma ovviamente non mi godrò i miei amici. Insomma, ci sentiamo. Ciao a tutti. A dopo. Raghi, ciao a tutti. Allora, sono le 6 di pomeriggio, guardate che giornata spettacolare, raga. Io sono tornato adesso, non dal lavoro ovviamente, ma ho finito alle 2. Poi, come vi ho già raccontato, sono stato in centro con i miei amici, abbiamo fatto una bella passeggiata, abbiamo mangiato una bella coppa di gelato, raga, che è stato il mio praticamente pranzo barra cena, perché ho fatto colazione e poi ho mangiato questo gelato. Ora sono le 6, vedrò se stasera stuzzicherò ancora qualcosa. C'è caldissimo, raga, 25 gradi, ma davvero piacevole. Io adesso arrivo a casa, appunto sono quasi le 6, manca qualche minuto. Sembra l'una di pomeriggio, bellissimo. Oggi con sta giornata così chiara farà un bellissimo tramonto, se poi riesco, se è veramente bello ve lo faccio vedere. E poi farà luce veramente fino a tardi oggi, perché col cielo limpido così, niente, speriamo che rimanga, però che non torneremo all'inverno. Ma qui è tutta una, che bellissimi che siete, tutta una sorpresa. Ma Paolo, non pensare al brutto tempo, goditi queste giornate. Adesso io ho 2 giorni liberi, domani vi porto con me. Non sono ancora convintissimo di Würzburg, sto cercando un'alternativa, poi vi farò sapere. Ma questo rimane un vlog di viaggio, quindi da qualche parte vi porterò.
State tranquilli, ci sentiamo a casa. Eccomi a casa, raga, mi sono dato una lavata, mi sono messo questa maglietta per casa. Sono le 7, quindi è passata un'ora da quando sono arrivato, ma ho chiamato la mamma, ho fatto altre chiamate, ho chiamato un amico. E niente, quindi sono a casa, sono le 7, io ancora non ho fame, vi ho detto quel gelato mi ha proprio riempito, vedrò anche alle 8, 8 e mezza se mi viene qualcosa, c'ho sempre da cucinare, c'ho sempre qualcosa da mangiare. Non morirò di fame, raga. Allora, sì, bellissimo pomeriggio, davvero, non ho filmato nulla, raga, mi sono goduto i miei amici, ovviamente, ve l'avevo già detto. Reggae sul bellissima, con il sole, tanta gente, anche se era lunedì. E niente, quindi io ho già acceso il computer perché devo un po' organizzare per domani. Devo anche caricarmi la batteria per il cellulare, quella extra, la borsettina, tutto quanto. Alla fine mi metto la roba che avevo oggi, la magliettina rosa, voi non l'avete vista, con i jeans nuovi. Anzi, addirittura potrei mettermi i pantaloncini domani con la giornata che fa. Almeno mi prendo anche un po' di sole le gambe, raga. Sto prendendo la borsettina così. Sapete che ci sto pensando? Tanto ha messo ancora più caldo di oggi e il caldo rimane anche fino a sera, poi non è che tornerò a mezzanotte. Sì, mi sa che magliettine rose e pantaloncini quelli nuovi in jeans scuri. Adesso vedo. Allora, sto già pensando che bello, raga, vado in giro. Però non ero proprio sicurissimo di Würzburg perché è una bella città, ho visto tante foto, video, però diciamo che non ha niente di particolare, a parte il ponte col fiume che sembra Regensburg, poi sale sul castello, sì, tipo Norimberga, potrei andare lì, però non c'è nulla di particolare. C'è un'altra città, raga, che si chiama Rotensburg, che lì è proprio carina, la chiamano il paese delle fiabe, mi sembra che è quella che aveva ispirato Pinocchio per i film Disney, però ci vuole ancora un'ora in più, quindi sarebbero 3 ore in tutto, raga. Con un paio di cambi, sì, fattibilissimo, anche perché voglio uscire domani presto, tipo già alle 7, alle 8 di mattina uscire, perché devo arrivare presto per girare bene il posto. Adesso comunque vedo, tanto adesso che voi state guardando, adesso che in questo momento che sto parlando, il titolo l'ho già fatto, quindi lo sapete, ma io non lo so ancora. Sì, Würzburg penso che sia la città più fattibile, insomma. Adesso ne guardo anche un'altra che si chiama Bayreuth, però anche lì adesso vedo la distanza, è anche molto bella. Quindi è tutto per me ancora, per voi già lo sapete perché c'è il titolo. Io non lo so ancora. Pensate come funziona YouTube, la magia di YouTube. Bene, adesso vado, che vado appunto al computer a vedere queste cosine e poi vi faccio sapere. Ah, però prima mi fermo un attimo, devo fare non gli auguri perché ha avuto il compleanno lunedì. Sì, lunedì sì, oggi che io sto girando, ma mercoledì sera quando uscirà il video probabilmente lui lo vedrà giovedì, perché so che con la famiglia lo guarda un giorno dopo. Ci tenevo comunque a fargli gli auguri in ritardo, ma glielo ho fatti ovviamente tramite messaggio vocale oggi. Ad Andrea gli faccio tantissimi auguri per il suo compleanno, non posso dire gli anni, però diciamo che un po' più vecchietto di me, un pochino più vecchietto di me. No, volevo fargli auguri anche così in video su YouTube, così al mondo visione. Ti faccio di nuovo, ti rinnovo gli auguri Andrea per il tuo compleanno che è passato lunedì, in realtà è oggi, ma non importa, sono dettagli. E mi raccomando, stai sempre così. Come sei, una brava persona, allegro, ottimismo, cosa vuol dire ottimismo? Spiritoso e soprattutto non cambiare taglio di capelli perché ti sta benissimo. Un taglio che io invidio, mi raccomando, non cambiare quel taglio di capelli. Allora, ti saluto Andrea, saluto anche la tua family perché lui fa parte della Vanessa and Family. Quindi saluto a tutti, ancora auguri, spero che hai mangiato la torta. E con questo grattatina di naso vi saluto. Ciao a tutti, sto morendo. Stavo trattenendo il riso. Ciao a tutti! Buongiorno ragazzi. Non so perché questa giornata mi sembra un sabato. In realtà è perché domani è un festivo, quindi mi sembra sabato oggi, raga. Allora, sono le 6 del mattino, sì, voi direte Paolo, sei un pazzo, ma cosa fai? Sveglio alle 6 del mattino al tuo giorno libero? Però
perché devo andare a prendere i mezzi, cioè per andare in vacanza, per andare a fare un giretto. Eh sì, raga, bisogna svegliarsi presto, ma tanto domani si dorme, tranquilli. Allora, che dire, sono le 6 appunto, diciamo così, alle 7 ho il primo mezzo. Vediamo un po'. Giornata bella, 26 gradi mette oggi. Poi mi faccio vedere il mio outfit che sarà bellissimo. Dopo la doccia, ovviamente. Adesso vado a fare il carico di caffè e la colazione. Ci sentiamo tra pochissimo. Io, tra una cosa e l'altra, ho fatto sta levataccia per arrivare a Würzburg alle 10 e un quarto. Perché potevo uscire più tardi, ma sarei arrivato a mezzogiorno e un quarto. E non mi sembra il caso, troppo tardi, raga. Quindi, ovviamente, con tutti i treni puntuali, eccetera, alle 10 e un quarto sono lì. Ed è un orario decente per fare un bel giro, perché già prima di pranzo girerò 2 ore, quindi sarà fatta, diciamo, nella maggior parte del giro. Quindi meglio così, meglio così. Vado a fare colazione, ci sentiamo tra poco e usciamo insieme. Mamma raga, mi stavo facendo un caffè, che paura. C'è un vespone o un'ape, non lo so. Faccio lo zoom perché ho paura che... Adesso devo fare in modo che non mi punga, che esca fuori. Mamma mia, ho un terrore di queste cose. È bellissimo cominciare la giornata così. Vado, cerco di fare qualcosa, aiuto. Eccomi qui con la faccia del mattino, raga, dopo la colazione. Scusate, non so se riuscite, se vedete che ho questo coso. Un po' di burro cacao sulle labbra, ma non posso non metterlo perché continuano a essere spaccate, mi vanno male cane. Però il blu cacao top di Elena, oggi, visto che ce l'ho nella borsetta, questo qua lo metterò più volte al giorno, quindi più volte durante la giornata, quindi secondo me stasera migliorerà. Detto questo, sono le 6:20, io ho giusto il tempo di fare una bella doccia. Alle 7 meno un quarto esco da casa, perché alle 7 meno 5 c'è il pullman. Vi dico un po' il mio percorso: 7 meno 5 c'è il pullman. Arrivo 7:20 alla stazione, 8 meno un quarto prendo il treno, un'ora fino a Norimberga, 9 meno un quarto, poi c'è un quarto d'ora di pausa, anzi no, di più, sì, quasi mezz'oretta insomma, per il cambio, 9 e un quarto l'altro treno e 10 e un quarto arrivo, quindi sono 20 minuti per andare in stazione. Perché potrei prendere anche il treno qui diretto a Norimberga, ma non ho voglia di fare così. Quindi vado direttamente a Regensburg, 20 minuti, poi un'ora per andare a Norimberga e da Norimberga a Würzburg un'altra ora. Tutto fattibile. Non è assolutamente faticoso. Mi dispiace per la Vespa o l'ape, ma non sono riuscito a buttarla fuori, ho dovuto fare quello che immaginate, mi dispiace, spero almeno che sia una Vespa, perché le api, sapete, sono importanti e sono protette. Ma che è oggi? C'è un uccellino qua sulla finestra. Qua vicino, vicino. Ma oggi l'arca di Noè. Vabbè, volevo salutarvi, ci tenevo prima di uscire. Non perdiamo minuti preziosi perché già ho parlato troppo in questo vlog e non siamo ancora partiti, quindi lasciamo i minuti preziosi al viaggio. E noi ci sentiamo dopo, non so in che posto, cioè nel senso sul bus, sul treno o direttamente a Würzburg. Ci vediamo tra poco, apriamo l'outfit e poi ci vediamo tra poco. Va bene, Paolo, vai, vai. Sono pronto, raga. Io, come vedete, non ho messo la maglia rosa che ho usato solo ieri, ma ho messo questa. Perché adesso vedrete che sta meglio con i pantaloncini, insomma, mi piaceva. Così le uso e le lavo. Ho usato quella rosa ieri, un giorno solo, ma così metto a lavare, domani faccio lavatrice. Questa anche la userò oggi, poi la lavo, faccio lavatrice. Vi faccio vedere come sono vestito e poi esco, raga. Fra 5 minuti esco. Allora, vediamo un po'. Questo, ci sono 26 gradi oggi, farà. Non adesso, ovviamente, ma li farà, quindi ci sta. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Sono vestito così. Questi pantaloncini, questa maglietta.
Ho le scarpe blu oggi, aspettate, adesso ve le faccio vedere. Niente, semplicemente questo. Vedete la maglietta nera? Così. Ecco qua, e le scarpe. Queste qua. Guardate le mie gambe mozzarella che oggi prenderanno un po' di sole. Vedete? Ho raffreddato in questi giorni, raga, il naso che non vi dico. Allora, ci sentiamo fuori. Andiamo via. Sono arrivato a Regensburg, raga, vado a prendere il treno e io ho il proprio binario più sfigato, il 109, perché è un binario extra che è laggiù in fondo. Solo i tedeschi possono inventarsi sti binari. Ed è lontanissimo. Praticamente sono dei binari in più, aggiunti. Non so se, lo, ecco, se vedete il treno rosso laggiù, questo qua. Questi sono i binari normali, 1, 2, 3, 4, poi c'è 108, 109 che sono in più avanti. E io ho 109, sicuramente pieno sto treno, sono le 7 e mezza, parte tra un quarto d'ora, quindi vediamo un po'. Ci sarà gente arrivata qua 15 minuti fa, quindi a me basta un buco, un sedile per me. Vediamo un po'. Un'oretta di viaggio, poi si cambia il treno. Già il sole scalda, eh. Prima c'era un po' freschino, devo dire la verità. Ecco, adesso sono arrivato a Norimberga. Ho 15 minuti per andare al cambio. Un'oretta è passata veloce, adesso farò un'altra oretta di treno e poi arrivo, vado a prendere un Brezel per il viaggio. Sono le 8 me le 9 meno 10, alle 9.05 parte l'altro treno, mi sembra. Devo andare al binario 18 e adesso vado qua a prendere qualcosa, cioè qualcosa, il brezel e magari una bottiglietta d'acqua, vediamo. Sono arrivato, raga, passata veloce anche questa ora in treno. Adesso veramente sono in un posto che non sono mai stato, quindi è molto strano perché vado a occhio così. Questa è la stazione, adesso vediamo un po'. C'è già tanta gente. Adesso poi esco dalla stazione e seguirò le indicazioni. A parte che c'è la tecnologia adesso, c'è Google, ma mi piace anche andare così un po' all'avventura. Eccomi, uscito. Mi volevano fermare. Ma c'è il tram qua, guardate che bella questa rotonda. Rotonda del tram. Andiamo a vedere questa fontana. Già mi piace, raga. Già quando esci dalla stazione ti trovi un bel posto così. Andiamo a vedere la fontana. I tram sono sempre affascinanti. Allora, adesso potrei attraversare qua sicuramente. Che bella! Aspettate che mi metto da questa parte. Oddio, c'è una papera che sta lavando, che carina! Vediamo. La papera
passando un altro tram. E qua dentro. Ma che bella. Ciao. Vediamo quest'altra. questo è benvenuto a Würzburg. Capi? Una curiosità, raga, qua ci sono le vigne praticamente, c'è l'uva, non so se vedete nella collinetta lì, provo a fare uno zoom. Qua è circondato di vigne, ho letto, perché fanno il vino. Qui siamo già più verso ovest praticamente, e più il clima è leggermente... Oh, ho visto un altro monumento qua. È più... Vai verso ovest, il clima è più mite e quindi più vai verso la Francia, ovviamente qua ce n'è ancora, però fanno il vino praticamente. Oddio, che bello! Ah, questo è un monumento alla deportazione, mamma mia che impressione! Fatto bene però. Faccio una foto. Intanto che faccio il video, scatto delle foto, è più facile. C'è tanta luce, ma penso che si veda bene. 1941-44 la deportazione. Tanti turisti anche qua comunque. Ho una culla, mamma mia. Bello, cioè bello per quanto ricordi una cosa triste. Vabbè, già siamo per uscire dalla stazione, c'è un sacco da vedere, raga. Adesso sto andando in centro, raga, guardate che bellino questo giardinetto. Top. Beh, devo dire che già uno che esce dalla stazione incontra tutte queste cose belline, cioè è già un invito a venire. Certo, le stazioni fuori sono brutte, sporche. Oddio, anche fuori dalla stazione di Regio c'è un bel parco, però devo imparare a muovermi piano col telefono quando... Guardate la gente che sta passando lì, che adesso attraversa. E stavo dicendo, devo muovermi piano col telefono. Devo imparare. Oh, ma i tram sono bellissimi. Qua si dovrebbe entrare in centro. Tutti colorati. Beh, certo, la pubblicità. È anche silenzioso. Bene, adesso quando entrerò in centro vi farò vedere. Comunque qui siamo nel distretto della Bassa Sassonia, raga. No. Qui siamo nel distretto della Bassa Franconia, raga. E questa città ha più o meno 130.000 abitanti, quindi in realtà è un po' più piccolina di Regensburg. Però c'è traffico di persone adesso. Sì, io credo che... Qua c'è Woolworth, il mio negozio preferito. Sembra che è gigante, però non siamo qui per andare nei negozi. Stavo dicendo, penso di andare di entrare in centro adesso. A destra questa... Ah, questa è una fermata del bus, carina. Oddio, ci sono strade dappertutto. Vado a destra, vado dritto o vado qua sopra? Allora, qua non mi ispira. Vediamo qua a sinistra.
Ah, c'è una chiesa, sì, andiamo subito qua. Andiamo a vedere che cosa c'è. Grossa. Poi vi prometto che mi metto le didascalie qui quando edito il video poi a casa e vi scrivo tutto quello che vedo, insomma. Tipo questa chiesa non ho idea di cosa sia adesso, poi vi scrivo bene le didascalie. Mi prendo un po' di tempo e lo facciamo. Vediamo un po'. Intanto che qua vicino andiamo a vederla. È abbastanza grande, raga, però mi sa che stanno facendo i lavori e con la mia fortuna è chiusa, raga. Sicuro. Allora è aperta, raga, andiamo a vedere. Speriamo. Adesso vediamo. C'è freddissimo qua dentro, raga, ma anche ieri. Pare che siamo entrati a vedere il Duomo e c'erano meno 10 gradi, freddissimo. Questo credo sia per i battesimi. Dai, non è male. Mi ero congelato letteralmente. Allora, dalla gente che c'è, presumo che qua si vada in centro. Ma mi sono fatto aiutare da Google. Comunque c'è un via vai di tram assurdo. Cioè, buono. Va da una parte all'altra sicuramente. Ma tra pullman e tram, raga, è un continuo. Non si vedono neanche quasi macchine. Bene. Il DM. Ma come vi ho detto, nessun negozio mi tenterà. Mi piace camminare. La gente mi guarda che la filmo, so che non è. Vabbè, stacco quando c'è qualcosa di bello, la riprendo perché tanto qua non. Ecco, tipo lui è simpatico. Ciao ciao. Un giorno o l'altro qualcuno mi picchia o mi butto il telefono per te. Ah beh, questo mi sarebbe interessante, il Biomarkt. Avete mai visto pulire i binari del tram? Letteralmente con aspirapolvere e lì, il bastone d'acciaio. Sinceramente non l'avevo mai visto. Che aspirassero i binari del tram. Beh, una curiosità. Io sto andando, sto camminando. Secondo me non c'è una vera zona pedonale qua. Perché questo è il centro, comunque ci sono enormi marciapiedi, vedete? Però in mezzo comunque passano i tram o le macchine, insomma. Però mi sembra proprio la zona centrale della città, ci sono tutti i negozi. È bello anche così, diciamo.
un'altra fontanina. Ma devo dire che è davvero carino, eh? Però adesso il mio punto forte, devo andare al ponte dove c'è il fiume e il castello, eh. Tanta roba da mangiare, raga. Comunque in quel negozio bio c'erano le pizze integrali, cioè tranci di pizza integrale, magari dopo se ci ripasso ne incontro un altro. Ne mangio una perché è ancora presto. Qua vedo un'altra chiesa. Poi mi sa che c'è il Duomo o la cattedrale, non so, enorme, da andare a vedere. Adesso però vi faccio vedere questa. Sant'Agostino, questo lo capisco. È aperta, andiamo a vedere anche questa, raga. Tutte un po' moderne queste chiese in Germania. Adesso vi devo fare lo zoom a quella statua, mi sembra una persona vera. Qualcuno ha chiuso la porta. Che bello questo bianco, sembra uno di quelli forse rimasti antichi. Ok, continuo a camminare, ci sono strade a destra e a sinistra, raga. Anche qua altri negozi. Ma io voglio vedere. Ah, che bello, eccolo qua. Ho visto una cosa. Questa chiesa, che ho visto le foto. Sì, comunque confermo che questa strada non passano macchine, solo tram e i pullman. Poche macchine. Ah, qua dai, questo è sicuramente il centro centro. Adesso vi faccio vedere. Questo mi ricorda un po' le statue di Monaco con le fontanelle del mercatino, ve le ricordate? Faccio vedere. Bello questo. Wow. Aspettate, faccio una foto. Bellissimo questo palazzino. Ah, informazioni turistiche, biblioteca, c'è scritto. C'è una specie di mercatino qua in mezzo, poi andiamo anche a vedere quelle altre case. Beh, alla base della chiesa ci sono tutti questi negozietti, ma alla base, intorno, insomma. Carino. Sì, mi ricorda molto il mercatino di Monaco questo. Bello, dopo ci andiamo. Adesso entro qua, si è aperto. Molto particolare. I colori. C'è anche un obelisco. Cosa mangia? Antipasti, pasta, olive. Che bella questa piazzetta.
Ora bisognerebbe trovare l'entrata, che non credo sia qua. Provo. Adesso provo a entrare qua, raga. Da, non era male dentro questa, c'era gente che pregava. Carina dentro, mi è piaciuta. Adesso continuiamo, cioè poi ci avviciniamo al fiume. Però mi serve il signor Google. Ah no, dobbiamo andare a vedere il mercatino, la piazzetta, ma insomma Paolo. Qua c'è il palo della cuccagna che il 1º maggio fanno la festa, la fanno in tutti i posti, anche da noi. Mi devo ricordare di comprare le cartoline, raga, e la calamita. Speriamo, ricordatemelo anche voi. Forse ho già trovato, e se le compro già qui? Mi sa di sì, raga, me le metto nello zaino se no mi dimentico. Compro già tutto qua. Prese, raga, due belle cartoline e una, ovviamente non da spedire, da conservare, una bella calamita, poi ve le faccio vedere a casa, ovviamente. Oppure mi siedo un attimo dopo, ve le faccio vedere. Adesso vediamo questo mercatino, sono di quelli mercatini stabili, fissi. Vi ho già detto che cosa mi ricorda, ma penso anche a voi. Più piccolino, ovviamente. Chissà se c'è una correlazione. Perché anche questo è proprio. Ah, c'è la fontana per bere. Peccato che non ho la bottiglietta. Una sete. Acqua potabile, fresca. Tanta frutta e verdura. Adesso andiamo a vedere qua dietro. Oh, un bel panino con la salsiccia, che dite, è chiuso, figuratevi. È chiuso, mi ispirava molto. Ma sicuro ce n'è da altre parti. C'è anche la gelateria. Fiori. Ah, bello questo palazzo anche. Coperto dal mercato. Aspettate. Sinceramente io avrei anche bisogno di un bagno, chissà se da qualche parte c'è. Andiamo a vedere. Ah, qua si vede proprio la chiesa. Bene, adesso vado qua sopra. Stradine che mi piacciono tanto. Ah, qua c'è un'altra chiesa. Che grossa, quella forse è la basilica.
Andiamo, andiamo. Scusate le monnezze, ma che qua si butta. Belle stradine. Wow, secondo me si paga per entrare qua, le cose belle si fanno pagare. Vediamo un po'. Giovanni Filippo, poi vi scrivo qua che cos'è. Adesso andiamo a vedere se è aperta, ma penso di sì. È proprio in mezzo alla strada, guardate, sulla strada, incastonata tra due palazzi. Entriamo, vediamo se qualcuno che sta entrando. Sì, ho visto che qualcuno è entrato, raga. Tanto questo autobus, che carino, blu. Sono tutti diversi. Entriamo qua, va. Vi porto a chiese oggi. Ma come reggito ce n'è una a ogni angolo. Adesso entriamo, vediamo un po' cosa, se mi dicono qualcosa. Se c'è un biglietto da pagare, ma non credo. Le chiese sono libere qua, raga. Addirittura il Duomo di Colonia sono entrato gratis, era uno spettacolo unico. Entriamo. C'è un gruppo dentro. Bello. Le mie scarpe fanno rumore. Grazie.
Allora, siamo di nuovo al sole. No, raga, c'è un'altra chiesa, non ci posso credere. Aspettate, sono appena uscito da questa. Da questa qui, sono in questo incrocio qua giù. Si va al fiume e al castello, adesso ci andiamo. Poi sta arrivando anche il trenino comunque turistico, dopo ve lo faccio vedere. Guardate. Un'altra. Siamo. Ok. Ok, che mi sono fatto la foto. So che a voi quando mi blocco per fare le foto è un po' strano, ma ecco qua il trenino turistico e poi laggiù sarà bello, eh. Adesso vediamo un po', vado, entro di nuovo in questa chiesa, ma se non è bella non la faccio neanche il filmato, vediamo un po'. Faccio vedere il trenino. Tutte le lingue. Ah, nell'ultimo c'è l'italiano, i primi due sono solo tedeschi. E come? Non va bene. Dai, andiamo a vedere questa chiesa. Sto facendo da meno, più 25 gradi a meno 10. Devo dire che sono più o meno tutte simili. Qua ci sono tante statue, mi sa.
questo dovrebbe essere Sant'Agostino. C'è il giardino in mezzo, avete visto? Ma non è chiuso. Almeno credo, adesso finisco il giro qua. Che pace che c'è qui, a parte le mie scarpe. Adesso esco, raga. Qui c'è il bagno, ma c'è scritto che è aperto solo quando c'è la messa, quindi ho poche speranze che sia aperto. Vediamo un po'. Comunque c'è anche un'uscita, credo. Ci vediamo fuori. Qua ci abbiamo Peppino. Da Peppino. Mi sa che io devo tornare indietro. Sì. Penso che devo passare qua. Andiamo un po' a vedere. Mi sono perso perché sono uscito dall'altra parte praticamente. Ci sta benissimo comunque, raga. A parte che io ho camminato, camminato sulle 11 e mezza. È prestissimo. Allora, visto che lì era l'entrata della chiesa, vedete? Quindi devo andare da quella parte. Quindi mi infilo qua. Volevo vedere questa cosa da fuori. È un chirurgo? No, non mi interessa. Vero che sono brutto, però. Allora, da adesso andiamo verso il fiume, che dovrebbe essere la parte più bella, che è sempre nelle foto. E poi arrivare sul castello, raga, non lo so se sarà un'impresa da fare a piedi, se ci sono i mezzi, lo faremo insieme. Datemi una spinta. Ah, comunque il bagno era chiuso, eh. Oh, ci sono ancora decorazioni di Pasqua qua. Anche i tedeschi sono pigri di toglierle. Laggiù, io non so che non c'è niente. Oh, che carini i gattini. Allora, adesso sì, rivado lì di fronte alla chiesa. Facciamo una foto anche le ovette di Pasqua che ci stanno, dai. Ok, ho fatto un paio di foto. Piante. C'ho già un po' di famina, raga. Però aspetto. Ah, ecco dove sono tornato. Sì, giusto, giusto. Devo andare a sinistra. Ah, ecco quello che vi dicevo, raga, roba da regalare, ecco qua. Vedete, tutta questa roba è da portare via gratis. Un ombrello, tazze. Ce n'era, c'era qualcosina carino, raga, ma non mi sembra il caso di portarle via adesso. Bene, andiamo giù verso il fiume. Sì, è giusto, la direzione è giusta. Le signorine volevano una mano? Questa via mi ricorda un po' Bamberg. Ma questa qui è messa così, che cos'è? Che posizione è? Ah, è un uomo, sta bevendo, sta sputando acqua. Dai, ma questa è una cosa un po' hot, scusate. Guardate, sembra, sarà una dama ed Eva? No, c'è una mela lei, aspettate, lei c'ha una mela e lui è messo a 90, scusatemi ma è così, vabbè, carina però, faccio una bella foto.
molto particolare. Bene, possiamo andare. Ah, un altro tram, questa volta arancione. Ovviamente i colori sono dovuti alle pubblicità, raga, niente di romantico, ma va bene lo stesso. Qua c'è una vietta. Tante terrazze. No, mi sa che non c'è nulla qua. Ah, ci sono le bandierine. Dai, facciamo un pezzettino insieme. Ci sono le bandierine. Ho visto anche una via con i palloncini in realtà, ma non so dov'è. Magari la incontriamo. Ci sono dei negozietti, ma ormai che ci siamo. Ormai che ci siamo, giriamo là. Mi sa che però è chiusa. Mi allontano troppo dalla mia direzione. Torno indietro. Ah, qua sono quegli alberi che ho visto prima. Nulla di che, stanno facendo dei lavori. C'è un parchettino. Volete vedere un portabici moderno? Guardate. Aspettate che ci arrivo. Un portabici. Non so come fanno a mettere lì, sicuramente salgono. Cioè quei cosi salgono da sole le bici praticamente. Ma con le monete, credo. Forte. Ah, lì eravamo prima, il mercatino. Adesso io continuo qua sotto. C'è un'altra chiesa, raga. C'è anche Media World, però, che qua si chiama Media Market. Ah, qua c'è ancora a mangiare. Ma non voglio panini. Non lo so. Vediamo un po'. Mi sa che siamo già arrivati. Eh sì, siamo lì. C'è il ponte laggiù, raga. Siamo già arrivati al ponte. Qua c'è un cono gelato, ci sarà altro gelato. Qua c'è un'altra piazzettina. Gelateria artigianale, in effetti. Non so se è una chiesa, raga, perché sembra un campanile, ma lì c'è il ristorante, quindi penso sia solo un monumento antico. Se trovo anche questo vi metto la didascalia di che cos'è. Qua ci sono ancora tante tante strade, ma io vado al ponte adesso, raga, tanto devo tornare indietro, quindi vedete qua continua, è veramente grosso, mamma mia. Qua continua, vediamo questo fontana col palazzo dietro. Adesso mi sto girando, devo trovare la posizione giusta. Ci sono le bici. Ecco qua. Ci sono un sacco di lavori, raga, di furgoni che rovinano le foto e i video, ma beh, ci sta. Guardate qua che cantiere. Qua c'è il comune. E adesso arriviamo in questo punto qua. Guardate, tra poco spunterà il fiume Reno, questo lo so, che viene da Francoforte, e poi stavo cadendo, caduta in diretta, ragazzi, e poi, oddio, andremo su, qua stanno facendo tutto nuovo, dai, carino però, una piazzetta. Adesso vi faccio vedere una cosa bella. Diciamo che sono venuto per questo, che il centro città, bene o male, conosco. Oddio, emozione. Andiamo a vedere. Ma un bagno, scusate, qua a Würzburg non ce l'avete, un bagno. Ecco qua. Che bello. Non so se passano le macchine sul ponte, non credo. Vedete le vigne, le viti?
Che bello. Non si vede qualcosa di più antico. Fantastico. Adesso qua un paio di fotine, raga. Merita, questo paesaggio. Lì c'è quella specie di castello, poi lì ci sono altre due cose, ma sembrano lontanissime. Qua c'è tutta la passeggiata sul fiume, le barche, c'è le navi, i traghetti che portano i turisti in giro. Andiamo da questa parte. Sì, comunque il ponte dovrebbe essere pedonale. Ah, che forte questi terrazzini, wow! Per magnà. C'è anche il mulino a vento. C'è un mulino d'acqua, scusate. Che bello! Ho fatto un po' di fotine, raga. Adesso proseguiamo, vediamo fin dove arriviamo, dove le mie gambe mi portano. Questo ponte un pochino ricorda anche Praga, eh. Bella giornata, ci affacciamo qua. Ah, adesso sta arrivando la nave, raga, il traghetto. Non l'aspetto perché sennò non finisco poi il giro, ma sono traghetti turistici dei fiumi. Come vedete è circondata da tutti i vigneti. Ecco, io ho detto le vigne, è giusto, le vigne. In Sardegna si dice vigne, i vigneti, insomma. Dove c'è l'uva? Dove cresce l'uva, raga? Belli questi alberi. Ma io, raga, mi fermerei a mangiare prima di andare su, perché a parte che mi scappa veramente. I posti non ne mancano anche qua, eh. Guardate. Non lo so. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Adesso chiedo di nuovo aiuto al mio amico Google per andare su, come si farà. Non so cosa c'è qui, raga, ma avevo bisogno di un po' di ombra, perché già sta scaldando bene, sono le 12. Penso che ci sia niente qua. Solo che ho visto l'ombra, ho detto entro un attimo. Ci sono degli uffici, credo. Niente di interessante. Allora, io, raga, sto salendo. Penso proprio che sia la strada giusta, perché è sempre più ripida. Forse è questa. Però intanto volevo andare a vedere una cosa qui. Il termometro della farmacia diceva 24 gradi e come vi dicevo sono le 12. Ma oggi ha messo 26. Quindi è cosa sopportabile. Certo, adesso camminando un po' di calore sale. C'è un'altra chiesa. Questa forse è una chiesa. Ma io voglio andare su, su, su. Poi magari scendo giù rotolando o prendo un bus. Ma
ma visto che c'è la pista ciclabile, qualcuno, vedete, la fa anche in bicicletta, quindi i coraggiosi. È decisamente una chiesa. Beh sì, però adesso entro perché ho voglia di fresco, di molto fresco. Che bello qua però. Passavano un sacco di bici, non posso più fare la foto. Bello qua, mi piace. Hotel Albero Verde si chiama. Adesso entro lì dentro. Questa secondo me è la chiesa evangelica. Ok, adesso proviamo a attraversare. Vediamo se è aperto qua intanto. Piccolina, ma carina. Ora vado qui, raga, ma non ho idea di cosa sia, secondo me non c'è niente. E vorrete salire? Sono sudato marcio. Beh, sento un asilo. Sì, un asilo evangelico. In effetti, in queste zone, raga, ci sono sempre meno cattolici. La zona mia... Siamo in Baviera ancora, però la zona mia è più cattolica. Già Norimberga, ad esempio... Non lo è, cioè non completamente. Bene, sbagliato strada? Ritorno giù. Sto camminando, raga. ci sono vicino perché l'ho visto anche le indicazioni. Vediamo se c'è qualcosa di bello qua. Un bel giardinetto, aspettate. Che cerco di attraversare. Ci sono strisce. Forse quello che mi dà nella mappa è il giardino giapponese. Non lo so. Bello però là dentro. Non ci so dove si entra. Da qua dietro. Mi sa che vado a vedere. Aspettate. Forse si entra da qua dietro. Ah, intanto raga, ho trovato un bagno pubblico e già mi sono liberato. È già scritto qua. Sono andato, raga, mentre cercavo questa entrata. Tutto sto giro però mi ha consentito di andare in bagno. Praticamente per entrare qui e sbucare al giardino. Vediamo come si chiama. No, non è giardino. Non è giardino. Ah, ma è tutto un complesso, raga. Guardate, ci sono i numeri, il numero 12 è il giardino giapponese. Che sarebbe qua. Ah, ma allora è questo, c'è un laghetto però. Il BC è qui. Ah, ma adesso entro. È tutto un coso di giardini. Giardino delle rose, giardino irlandese. Cosa abbiamo poi? Giardino normanno, eccetera, eccetera. Boh. Andiamo a vedere. È un parco dei giardini. Guardate che portone, mamma mia. Guardate quanti anni può avere questo portone. E questo qua. Allora, il castello è lì. Quindi noi saliamo da là sopra. Però intanto ci guardiamo questi giardini. Ma non è che è un pezzo, un pezzettino il giardino giapponese. Un pezzettino, un giardino normanno? No, questo sembra più un orto, eh.
Paolo Lamentoso dei Giardini. No, secondo me ce ne saranno lì sopra, non lo so, io cammino. Sto scendendo, ma io devo salire. Abbiamo tempo. Perché non c'è un'indicazione, ma cioè, spiegate che cos'è il giardino. Però ne vedo altri laggiù, secondo me. Anche qua, però io voglio passare qua. C'è anche il giardiniere. Ui, lavora, lavora. Spiegami che giardino sono. Ah, qua c'è un parchettino dei bambini. No, se non ci sono bambini lascio il filmato girare. No, ma qua è solo un parco dei bambini. Sì, ci sono. Allora stacco un attimo. Ecco, ho lasciato i bambini alle spalle, sono un gruppo dell'asilo. Stanno giocando. Sì, comunque è tutto è un parco verde, raga. Adesso vedo delle indicazioni lì, vediamo un po'. Bello però. Bellissimo. È il parco cittadino praticamente. Qua ci sono delle indicazioni. Ah, ok. Allora, qui da qua si va a un ponte. Però non so se è il ponte che abbiamo fatto prima. 25 minuti a piedi, io devo salire su. 20 minuti a piedi. Quindi andiamo. Coraggio. Bel posto però. Guardate che bello qua, tutte le margheritine. C'è una foto. Bello raga, mi piace troppo questo posto. Meno male che sono entrato qua. E tanto è la direzione comunque giusta. C'è anche l'ombra, tra l'altro, ah, la bellezza. I due signori, signore romantiche nella sopra le margherite. Queste scarpe fanno un casino, raga. Più di quelle marroni, queste blu. Che bello verde. Oddio, due cani liberi, mi ammazzano. Sono peggio delle scale di casa mia. Laggiù c'è il castello, però forse invece di passare qua, passo qua sotto, vediamo un po'. Ah, che bello! Secondo me bisognerebbe salire lì sopra. O andiamo qua, vediamo la mappa, che dubbio! Raga, ah, allora noi siamo. Non c'è scritto voi siete qua, scusa. Allora, vediamo un po'. Ho deciso che salgo lì, raga, visto che lo vedo. Vediamo, poi ci sarà il panorama da lassù. Mamma mia, sembra infinito la strada. Ma che è fantastico però, raga. Non rende dal video. Che profumo che c'è, raga, non potete capire. Siamo quasi arrivati lassù. Tanto. Più che altro per il panorama, perché sarà tutto chiuso. Bene, raga, ho chiesto a una signora gentile che porta a spasso il cane se la direzione era giusta. Mi ha detto tra poco di girare, di fare la salita rotonda, così mi ha detto. Tipo a chiocciola e di salire su al castello. Quindi
Mi sto avviando e mi sono innamorato di questo giardino, di questo posto. Praticamente, come avete capito, il giardino circonda tutta la... Lo chiamo castello io comunque. È bellissimo. Poi se hanno fatto un pezzo stile giapponese, un pezzo normanno, io non lo so. Adesso... Ah, eccolo qua, le entrate. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta, raga. Che bello. Meno male che ci siete voi. Fate compagnia. Ok, qua mi sembra tutto chiuso. Se non c'è l'entrata qui, raga, urlo, no. È chiuso. Ma dove cavolo sono andato? Ah, no, è giusto. Oddio. Che roba, raga. È tipo un tunnel. Bene, ce l'abbiamo fatta. Mi ha detto proprio di salire da qua. Alta salita. Ok, dobbiamo andare sopra. Eccoci qua. Guardate che c'è una fermata del bus, non ci credo, magari per tornare giù. C'è il bus davvero. Arriva il bus, raga. La signora rideva. Tutti gentili qua, raga, mamma mia. Davvero, c'è la strada. E passa il bus, dopo do un'occhiata agli orari. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qua si ritorna al ponte, dove ero io e quello sicuramente. E siamo arrivati al castello Marienberg. Vado subito a dare un'occhiata agli orari. Vediamo un po'. Sono le 12:30. Ogni mezz'ora, raga, ritorno giù in bus. Praticamente è 15 e 45 di ogni ora. Mi devo ricordare. Quindi scenderò in bus, però è stato bello. Ah, io sto fermo qui adesso, la freschezza. Adesso prepariamoci alla bellezza, almeno spero, perché tutta sta fatica, raga. Tutta sta fatica. Wow, qua c'è un parcheggio enorme. Adesso entriamo. Qua c'è scritto qualcosa. Maschi Kulturiturm. Forse c'è una torre, ma ci andiamo dopo. Io voglio entrare qui. Vediamo un po'. Che bell'aria. Sapevo che facevano questo rumore, ste scarpe. Forse era giusto entrare lì, raga, mi sa. Perché è più in alto. Forse sì. Vediamo un po'. Ecco, adesso dovremmo entrare. Vediamo un po'. Mi chiedete perché sono venuto da solo? Beh, a parte mio amico era occupato e gli altri lavorano. Chi è che regge il mio passo, raga? Tutti hanno paura di venire con me perché li faccio camminare. Andiamo a vedere. Qua c'è il panorama sui vigneti. Entriamo. Vediamo un po'. Un pochino. C'è anche Norimberga, il castello sopra, ma non è così in alto. C'è un museo, ovviamente. Leggo già laggiù. Questo è un museo. Ok,
Ah, queste con le bici elettriche, facile. Qui c'è il negozio del... Ecco, è chiuso, vedete? C'è qua sotto. Niente. Qua c'è un bar. Stanno facendo dei lavori, ma figuratevi. Ma la mia fortuna, raga, non si può entrare, ci sono i lavori, però già c'è un panorama da qua, adesso scendo da qui, ma che peccato, là dentro non si può andare, ma qua viene una bella foto anche, sì, lo so che c'è il pullman, ma... Raga, scendo da qui ormai, la discesa è facile. Vediamo se riesco a fare una foto da qua. Aspettate, mi affaccio. Difficile, la faccio da giù. No, beh, assolutamente merito adesso, vi faccio vedere. E c'è un castello chiuso? Mannaggia a te. Allora, adesso io dovrei scendere da questa parte. Adesso arrivo al panorama. Bene, bene. Pronti? Via. Altissimo, cioè nel senso che non ti puoi affacciare tanto. Ah, da qua si sì. Qua si vede un po', non si vede l'altro castello. Che bello, fantastico, mi piace. Ma io tutte le città che vado, raga, cerco sempre i punti più in alto. Ah, forse anche là ci sono dei terrazzini. Adesso però mi faccio la foto qui, ragazzi. Ci sentiamo tra pochissimo. Beh, è valsa la pena salire con me, tutta sta fatica. Siete sudati? Ma che voi sul divano, nel letto. E io ho fatica per voi. Bello, bello. Quello sarà una villa più che un castello, raga. Che dite? Ponticello, la torre, voglio andare sulla torre. Accendere è più facile, ragazzi. Qua c'è una terrazza, credo. Sì, andiamo a vedere un po' se si vede meglio qua. E da qua riconoscete, raga, le chiese che abbiamo visto prima. Wow. Questa qui, questa no, questa laggiù, che siamo entrati, quell'altra in centro. Che bello. Adesso vado qua giù. Là c'è il ponte. Qua si vede bene il ponte, raga. Adesso io scenderò di nuovo lì. E questa è Würzburg dall'alto. Fantastica, bel posto. Adesso io scendo, raga, e
poi se incontro qualcosa di bello. Ah, io ho sbattuto il gomito. Ma sono un proprio un imbranato, ho sbattuto il gomito sulla pietra lì. Rido da solo. Se incontro qualcosa di bello sulla, come dire, nel tragitto. Oh, signore, vi filmo qualcosa, se no poi ci sentiamo comunque tornando a casa. Grazie, Wurzburg, mi sei piaciuta tanto, ti ho visitato per poco tempo, ma bello, il parco e la salita qua è stupendo, il panorama. Ma anche il centro, dai. Vedo cosa c'è qui ancora e poi vi saluto. Ci sentiamo. Questo è forse il parco che ho fatto a piedi prima? Penso proprio di sì. Per scendere devo passare a fianco del castello, l'altra parte. Un'altra bella passeggiata, raga. Adesso poi sarà tutto in discesa. Credo che devo andare lì. Esatto, ripassare lì e ve lo ricordate questo sicuramente prima. Che ho detto no, ci vado dopo. Siccome per scendere giù ho preso la strada giusta, sì. Per scendere giù devo fare la strada di prima, quindi vado dove c'è l'autobus e sono le 13, alle 13:15 passa, mi prendo l'autobus a questo punto. Adesso vedo come arrivo un attimo giù, mi ero un po' perso, mi ero un po' perso, ma sono arrivato. Cioè non trovavo più la strada per scendere praticamente, ma adesso arrivo. Ecco, 5 minuti a parte il pulmino, raga, è qui che lo aspetto. Cioè lo aspetto che sta facendo la pausa, mi ha detto. Tra poco riparte, così scendo giù col pulmino, perché ho camminato abbastanza, visto che c'è gratis. E sono tornato in città, ragazzi. Ecco, il pulmino mi ha appena lasciato. Qua ci siamo passati già prima noi. Potrei vedere ancora un paio di strade. Prestissimo, cioè prestissimo, sono le 2:15. Fate conto, ci vuole 2 ore arrivare a casa, quindi un'oretta vado. Adesso però, siccome non ho ancora mangiato, voi non ci crederete, niente, niente, avevo visto che c'era un kebabaro qua, così una bella piedina kebab, la stazione non è lontana. Insomma, il primo che c'è me lo mangio ed poi torniamo a casa. E finiamo, raga, da dove abbiamo cominciato, dalla stazione. Saluto Würzburg, saluto i vigneti laggiù. E la passeggiata bella. Devo salutare anche le paperette, saranno ancora lì nella fontana, sicuro, sì, sono tutte e due là. Va bene. Ciao raga, ci sentiamo a casa. Raghi, ma ciao! Come vedete sono di nuovo a casa, sono le 10 di sera, perché tra una cosa e l'altra, tra i cambi treni, poi mi sono fermato a un albergo a mangiare qualcosa. E quindi tra una cosa e l'altra, ma comunque non avevo nessun impegno e nessun orario da seguire, insomma, me la sono presa proprio calma oggi, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. Lo so che è durato 2 ore, 1 ora e mezza. Lo metto in premiere, l'avete visto in premiere, così stiamo un po' insieme. Perché quando ho video così lunghi è bello fare la premiere. Vi volevo far vedere però le cartoline che ho comprato e la calamita, così l'attacco subito. Allora, intanto voglio dire se mi è piaciuta o no. Allora, la città mi è piaciuta, un posto nuovo, soprattutto meraviglioso il parco e la camminata dal ponte fino a sua, quella specie di castello. Peccato che c'erano i lavori, non si poteva entrare, ma io, come al solito, sfigato. Le chiese belle, soprattutto due, però, come sempre sono belle fuori e dentro sono sempre un pochino, così, non lo so, un po' strane, un po' spoglie, si può dire così. Vabbè, non è, come ho detto già un'altra volta, non sono le chiese italiane, ovviamente. A parte il Duomo di Colonia, ad esempio, che è spettacolare, però non ne ho trovate mai così belle. A Regensburg ce n'è una.
Ma volevo dirvi che comunque la città è bella, molto molto bella, anche il centro l'ho girato abbastanza velocemente, mi è piaciuto davvero, una città pulita, tranquilla, è un po' più piccolino di Regensburg, nonostante questo però il centro, come avete visto, le strade con i negozi erano tantissime, bellissime, le strade larghe, con i marciapiedi enormi e comunque in mezzo passava sempre il tram, questo mi è piaciuto tanto. Non le ho viste tutte perché non abbiamo girato tutte le strade. Parlo al plurale perché c'eravate anche voi. Infatti ho fatto più o meno così e poi così, e ai lati c'erano altre strade tantissime con negozi, con altre cose sicuramente da vedere, ma il mio obiettivo comunque era fare il ponte e salire su al castello con quel panorama bellissimo. Una città molto particolare, non è lontanissima da qui, avete visto 2 ore in pratica. E niente, vi faccio vedere le cartoline che ho comprato. Allora, una è questa, col classico paesaggio del ponte e il castello. C'è poca luce qua, mettiamoci così. E l'altra è sempre il castello, poi ci sono delle stradine e altri monumenti che abbiamo visto insieme. Non so se sto inquadrando bene. E vi faccio vedere la cartolina. Sono un po' stanchino, raga, eh. Io faccio il leone, però. Ma tanto domani dormo, chi se ne frega. Guardate la calamita di Würzburg. Ovviamente non potevano riprendere il ponte e il castello, perché era effettivamente la cosa più bella. Adesso l'attacco subito al frigo. Togliamo questa. Così vi faccio vedere che posto ha sul frigo. Ecco qua. Un'altra calamita per la mia collezione. Bene, raga, a questo punto vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento, a condividere il video se vi fa piacere. Se qualcuno deve andare a Würzburg, mandate il mio video così lo vedrà prima di partire. Vi voglio bene, siete dei grandissimi, sempre sempre mi state vicino. E noi ci sentiamo, raga, domani sera? Penso proprio domani sera, vediamo un po' se riesco. Un bacio, ciao a tutti! Ho messo tutte le didascalie, ci ho fatto uno sforzo enorme. Ciao, ti voglio bene, vado a dormire.